Conviviale di novembre per il Panathlon Club Macerata, una serata al Park Hotel di Pollenza, nel segno del fair play, nel segno dei valori fondanti e dell'etica sportiva del club presieduto da Barbara Morresi. Dopo l'ingresso del nuovo socio Francesco Menichelli, consegnate targhe Panathlon a eccellenze sportive del territorio che si sono distinte nel 2019 per merito, comportamento e atteggiamento sportivo. Sì, del fair play e di diversi premi Panathlon. È una serata di sport e di onore allo sport, all'insegna del motto che da soli si può vincere ma insieme si va lontano, e praticamente il tripudio del nostro mondo sportivo e di quelli che sono i principi panatletici. Dunque consegnate targhe al Baseball Macerata, alle tre associazioni sportive che promuovono il Nordic Walking, a Filippo Mazzola, tennista di San Claudio, e al Santo Stefano Basket in carrozzina, campione d'Italia. Sfrutto l'occasione appunto per invitare tutti a fare tifo durante le nostre partite in casa. Giochiamo il sabato pomeriggio alle 5 al palazzetto di Porto Potenza. E non solo a tifarci, ma tutti quanti i disabili a venire a provare a giocare proprio il basket in carrozzina. Da 3 anni il Santo Stefano ha una collaborazione con Avis. L'Avis ha degli stessi valori etici che abbiamo noi, insomma, no? Perché sono anche loro una cosa piena di valori, di roba, quindi siamo molto molto vicini come cose. E è nata così improvvisamente la prima collaborazione, adesso ormai è il terzo anno che sono con noi e noi speriamo di continuare a averli sempre come partner. Il 14enne Filippo Mazzola è un'autentica promessa del tennis italiano. Ma ho iniziato circa 10 anni fa, all'età di 4 anni, e prima lo facevo un po' più come divertimento, invece adesso ci sto andando un pochino più sotto e sto cercando sempre di migliorare, facendo sia tornei italiani che tornei europei. Il mio giocatore preferito è Dominic Thiem, che mi piace molto soprattutto come gioca, anche in difesa, però serve molto bene, è un ottimo dritto e soprattutto un grandissimo rovescio. Anche gli italiani si stanno facendo valere, no? Sì, soprattutto Sinner, Berrettini, che ha giocato ieri sera, però un ottimo livello adesso soprattutto. Chiudiamo ricordando il prossimo appuntamento del Panathlon il 10 dicembre con un ospite speciale, una figura dello sport in continua ascesa, il mental coach. La serata sarà la serata di chiusura dell'anno Panathlon, sarà la serata di chiusura del mio mandato, sarà la serata natalizia e avremo un ospite di tutto rispetto, Stefano Tirelli, che ci onorerà della sua presenza.